Ciao amici Boccone TV, benvenuti in una nuova puntata di Fatti e Serfatti con Alessandro e Giovanna. Fatti e Serfatti. Lunedì scorso si è tenuto l'evento Terrorismo Internazionale, che ruolo gioca l'Europa? Organizzato da Agora Studenti Bocconi. Lei è stato anche presidente del COPASIR. Quali sono i rischi che l'Italia corre nello scenario di terrorismo internazionale e che strumenti può adottare per difendersi? L'Italia è un paese che corre dei rischi, sarebbe assurdo ritenere che noi non siamo a rischio. Noi dobbiamo difenderci innanzitutto sul piano della sicurezza e credo che le forze di intelligence e anche le forze di polizia del nostro paese siano bene attrezzate. Noi abbiamo tradizionalmente un rapporto con il mondo arabo e quindi un flusso di notizie che viene da lì, che ci aiuta spesso a prevenire i pericoli. Se prende piede, diciamo, posizioni di islamofobiche o xenofobe, anti-immigrati, di razzismo, eccetera, questo secondo me aumenterà i pericoli per il nostro continente, aumenterà l'insicurezza, aumenterà il senso di paura. Giovedì scorso Bocconi d'Inchiostro ha organizzato l'evento rileggendo Albert Camus. In che modo l'étranger era alla sua epoca e forse ancora tuttora un libro rivoluzionario? Rivoluzionario perché bisogna immaginare prima di tutto che è un romanzo che è uscito mentre la Francia era occupata. In mezzo a questa guerra esce un romanzo, anzi definirlo romanzo è già una forzatura per alcuni, che non assomiglia a nulla di ciò che è stato fatto prima e a nulla di ciò che è stato fatto poi dopo, mi verrebbe da dire. Quindi L'étranger, titolo di quest'opera, ma è anche il destino di quest'opera, che è un'opera straniera nello scenario della Francia e dell'Europa di allora. Camus dice prendere l'assurdo e lui dice proprio vivre l'absurde, che era il titolo della locandina dell'incontro di oggi. Far vivere l'assurdo vuol dire guardarlo in faccia. E una volta che hai guardato in faccia l'assurdo e sei cosciente di questo, li scatta questa rivolta. E venerdì si è tenuto il Wine Gala, organizzato da B-Wine. È cambiata secondo lei negli ultimi anni l'attenzione del cittadino italiano verso il mondo del food and beverage? C'è stata una bella evoluzione, credo che sia cambiata, c'è maggiore consapevolezza, anche attraverso comunque associazioni, manifestazioni ed eventi. Quali sono secondo lei i metodi di protezione più efficaci per i prodotti italiani in un mondo in cui la contraffazione del Made in Italy è sempre più pericolosa e crescente? La qualità sicuramente è una cosa principale, perché credo che se si riesce a istruire, se si riesce a far capire alla gente dove sta la qualità, credo che riescano anche a capire qual è il prodotto, tra virgolette, vero, italiano. Bisogna cercare di valorizzare queste cose e valorizzarle significa anche proteggerle. E per proteggerle, per l'appunto, si fa tramite sempre questi eventi, queste manifestazioni. Nei locali comunque dobbiamo stare in prima linea proponendo l'italianità. Anche per oggi è tutto. Da Alessandro e la sostituta di Anna Flavia. Ma mi chiamo Giovanna. Vabbè. Camus. Albert Camus. Rileggendo Albert Camus. Albert Camus. Alberto Camus. Che secondo me viene fuori Camus. Albert Camus. Ma se lo italianizziamo, Alberto Camus. È facile. Sì, certo. Allora, mi sembra tipo Anna Flavia che vuole fare il commento e gira. L'idea è intelligentissima. Stati su LinkedIn. Allora. Devo dirlo. Okay. E anche per oggi è tutto.